Ciao ragazzi e benvenuti alla puntata nuova di oggi di The 8-Bit of Christmas, il calendario dell'avvento per MSX. Io lo dirò sempre guardandovi negli occhi proprio. Allora, mettiamoci comodi, avete fretta, io fra poco dovrei andare effettivamente a mangiare, però che già la vita è tutta di corsa, e dopo la fine si fa. Vabbè, insomma, Super Mario. Conoscete tutti, lo conoscono anche i sassi, credo anche il mio gatto. Ciao Micio, che è qua con me, che dorme. Ve lo farei vedere, ma se poi si sveglia, poi si lamenta. Super Mario, ok. Per Commodore 64 c'era Grandjana Sisters. Per MSX c'era Zemina, che ha fatto quei cloni allucinanti, ma nel 2006 c'è stata per noi una bellissima sorpresa, più o meno. Sigla. Press fire to begin. Nel 2006 esce, mi pare sempre in MSX Dev, ma non ne sono sicuro, Malaika Prehistoric Quest. Questa che è un clone di, chiaramente, Grandjana Sisters, il quale è un clone di Super Mario Bros. Quindi, vabbè, insomma, dai. Un po' un'intro fatta così, ma Karoshi Corporation ci presenta Malaika, che è molto carino. Guarda, guarda che sto... Dov'è qua? Vieni qua, spostati qua. Chiuditi un po'. Attenzione, porca miseria, guarda, mamma mia, che bello. Io ho detto che sono emozionatissimo a registrare. Magari, beh, allora, facciamo così, ve la dico nella prossima intro, devo segnarmi. Devo scrivere, perché. Raga, cioè, sono. Perché. Così, tanto godetevi la musichina. Sono emozionato, punto di domanda, spieghiamo. Già, andiamo nelle intro. Perfetto, così almeno ma nell'intro pezzettino alla volta vi spiego perché. E poi tipo due volte, ok. Bando le ciancole, partiamo. Notate, oltre al fatto che ha la musica di sottofondo, lo scrolling fluido e la mappa bellissima, bellissima, coloratissimo questo gioco, mi piace tanto, tanto, tanto. Saltiamo. Scrolling fluido, eh? Mamma mia, che bello. Con la musichina. Magari è bassa. Si abbassa il microfono. Cioè, madonna, scusa, ho paura. Alzo un po', perché ho tutti i volumi. Non mi interessa perché. Oh, oibò, ma com'è? Raccolgo gemme, salto in testa i nemici e questi non ci sono più. Ma sarà Super Mario Bros? No, è Malaika. Guarda che bello lo scrolling che si poteva fare, vedete? Che bello quando posso saltare sulle nuvole, no? Adesso testa fra le nuvole, sì. Malaika no, sta simpatica ragazzina col ovviamente Prehistoric Quest, no? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che siamo con lo stereotipo di Vilma dammi la clava e Malaika si trova con un osso come fermaglio per i capelli, un grande classico, no? Fermaglio d'osso, sono delle cose che. Cosa hanno fatto di diverso i ragazzi di Karoshi Corpo? Non mi ricordo neanche come si chiama. Hanno messo per non farlo proprio uguale, uguale a Super Mario, hanno messo i cosi sotto. Vedete che sotto c'è dei cuoricini che stanno a indicare la mia salute. Abbiamo il punteggio attuale con il top score, classicissimo, grande classico di tutti i giochi, quelli diciamo almeno dei più vecchi, poi a un certo punto, vabbè. E rest, che ovviamente non vuol dire riposati, ma è la quantità di vite che abbiamo, e lo stage 1 di 1 e poi 101 gemme che abbiamo raccolto. È un gioco semplice, perché adesso non mi pare che abbia chissà che di roba segreta. Vorrei far vedere, ma c'è uno sparino, un cannone che spara dei proiettili, ma è che l'ho già visto quel cannone lì. No! Non è difficile il gioco, sono io che sono scarso.
Dai. Avanti. Avanti. C'è il tasto che non funziona, eh? Sì che voglio continuare, ma cos'è sta roba? Ma stiamo scherzando? Stiamo fuori di testa, ma cos'è? Oh! Dai, sparami il tuo colpo. Non ho paura di... Ehi, non è come in Super Mario che ci posso saltare sopra e rimango in piedi, no? Muoio... Contegno. So. È facile sto gioco. Sì. Allora. Un po' di timing lì. Ok, spara. Boom. Vabbè. Poteva andare peggio. Ma è molto carino. Il gradiente del sole. È fantastico. Una stellina, veramente. Che mi dia l'invito. Quanto si è ispirato a Smario Bros? Un bel po'. Prendiamo un cuoricino. Ok. Che però sei un po', eh. Almeno dammi un'indicazione quando finisco. Eh sì, buonanotte a secchio. Urca! Fai una corsa. Dall'inizio, mi raccomando, eh. No. È solo perché sennò dura troppo poco che sto andando avanti, ma veramente. Ma Laika mi stai infastidendo. Ma Laika, non, cosa fai? Mi butto giù e la cominciamo da nuovo da capo, eh. Faccio un po' di lag anche fra F5. Vedete che bravi che sono stati i programmatori. Hanno fatto e ha dato la possibilità di continuare abbastanza all'infinito. Allora io, sapete cosa faccio? Me ne frego assolutamente di prendere. Non mi interessano le gemme. Mi interessano. Basta. Voglio solo andare avanti. E... quindi... Allora, il secondo tasto non funziona, cioè nel senso non è che il cuore non mi interessa, non è che non funziona, non fa niente. Il secondo tasto non fa niente. Ok. Facile, bastava arrivare fino alla fine. Oh, uno di tre. Stupisci. Buono stage. Lato sinistra che... No, non c'è. Niente. Mi piace sta cosa. Bel level design, molto carino. Questi cosi verdi mi ricordano tantissimo Sonic. Bel verde l'MSX, effettivamente. Paletto un po' slavata, ma non ci sono bonus segreti, accidenti. Cos'è quello? Vorrei prenderlo quello lì. Aspetta, ti sembra interessante. Mi piace come questo gioco mi smentisca appena io parlo. Non ha tante robe segrete, ma c'è una gemma e subito la voglia di collezionare tutto quello che c'è, più o meno tutto, insomma, quello che c'è a schermo, si palesa prepotentemente. Eccolo. Allora, con calma. Salto, una volta sola, salto qui, era one up, cos'è, una vita, ottimo, ne avrò bisogno, parecchio anche, che carini, sembra che abbiano gli occhi, no, un po' kawaii, era solo una trappola per farmi andare lì, cioè, trappola diciamo per avere le monete. Questo mi pareva che fosse una specie di demo, tipo non era stato completato quando l'avevano presentato all'MSX Dev, non mi ricordo tanto, mi ricordo che lo conosco perché in un gruppo, uno di qua, sono lunghissimi questi cose, perché era
nei gruppi MSX era stato portato come esempio appunto per il discorso dello scrolling fluido. E ci vedete che anche l'MSX si vogliono. Ah, chiamiamo il boss. Mi ha stupito quel boss. No! Povero! Povero l'alieno extraterrestre, portami via! Oh, guarda come piange perché gli sto distruggendo. Ma che carino! Che carino che è. Tre colpi, come nel più classicissimo dei giochi. Color Hills, prima era Green Valley, cos'era? Adesso Color Hills, vediamo un po', stupiscimi. Di notte, non è che mi ha stupito tanto, però mi sono rimasto un po' male. Ma che delizia la musica, che bello Lily che muore. Cadendo come un pampano nel. C'è uno scheletro. No, ok. Che ne so io, magari, boh. Che ne so. Che ne sai tu di un scheletro messo lì? Perché sono. Perché non. Anche perché ho paura di prendermi in faccia quella roba lì, il blob rosso, ma. Adesso fra poco vado a mangiare. Vado a preparare da mangiare, sistemiamo le gatte, ora andiamo un po' avanti. Faccio finta, io ignoro quello rosso, che tanto ho tre cose. Visto? Il problema non è tanto. Non è tanto. Non farcela, il problema è non farcela. Me le sto tirando proprio gufatissimo. Non è il problema, è proprio mentale. Se tu ti agiti. Ah! Ok, cioè bisogna fare subito F5, quindi un gioco che testa anche la tua capacità di reazione. E alla mia età è un po' problema, perché il tempo di reazione mio è di un paio di secondi. Quindi vi do. Che umorismo pessimo. Io vi do appuntamento a domani, se vi va. Grazie per aver visto il video. Seguite gli altri Advent Show. Trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando, che sono tutti bellissimi. E Malaika. Che sta chiedendo, probabilmente che sta chiedendo un passaggio, no? No, è più tipo, ehi, io sono tosta, e fai bene. Cosa stiamo facendo? Ah sì, vi do appuntamento a domani con un altro gioco straordinario che per MSX, credo, non so cosa c'è domani. Ah no, no, domani con un gioco mediocre per MSX. Ciao!